Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6 in primo piano. C'è la maratona in Consiglio regionale per l'eventuale approvazione del bilancio della Regione Abruzzo ed è iniziata tra diverse tensioni. La giornata di oggi, tra le altre cose c'è stata una manifestazione da parte dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. E c'è stato anche uno scontro diciamo così, eh, fisico tra il eh, presidente della eh, regione, Luciano D'Alfonso, e la eh, consigliere del Movimento 5 Stelle, eh, Sara Marcozzi. I dettagli nel servizio. Che l'approvazione del bilancio di previsione della legge di stabilità e del documento di programmazione economica e finanziaria non sarà una passeggiata, lo si è capito ancora prima dell'inizio della fatidica seduta del Consiglio regionale di oggi, con i consiglieri del Movimento 5 Stelle che hanno occupato gli scranni della Giunta e appeso cartelli che riassumono le ragioni del loro profondo dissenso. Sì, noi non possiamo assolutamente tollerare che il Consiglio sia esautorato delle sue prerogative. Eh, non abbiamo al momento altro mezzo per eh, contrastare scelte che non ci sembrano quelle eh, né corrette né opportune. In realtà abbiamo dei documenti, ma non abbiamo la possibilità di eh, consultare quelle che sono eh, delle informazioni essenziali che sono i capitoli e gli articoli e pentastellati hanno tenuto la posizione, hanno retto botta anche all'arrivo del presidente Luciano D'Alfonso, che messa da parte la galanteria, ha letteralmente sfilato la sedia alla consigliera Sara Marcozzi e strappato qualche cartello per poi accomodarsi in un'altra in attesa degli eventi. In contemporanea, Forza Italia, in una conferenza stampa di fuoco, ha elencato i numeri del fallimento di questa legislatura dal loro punto di vista e ha confermato che in aula sarà ostruzionismo puro e duro. Ma intanto il bilancio oggi con una nuova normativa non si conosce molto e quindi questa è una delle ragioni che ci hanno portato anche ad avere un atteggiamento duro. Tuttavia è duro perché la situazione dell'Abruzzo è dura, è difficile. Noi abbiamo una. Bruzzo in controtendenza. Gli ultimi dati ci dicono che siamo arrivati ad essere la penultima regione italiana. In realtà la maggioranza un'arma ce l'ha la cosiddetta legge Tagliola che consentirà, per contingentare i tempi, di ridurre a 5 per consigliere gli oltre 3.000 emendamenti che l'opposizione si appresta a portare in aula. Ma anche con la Tagliola, a conti fatti, l'opposizione potrebbe attuare un ostruzionismo anche superiore alle 50 ore grazie ai 120 emendamenti possibili sulle tre leggi finanziarie. Ed è per questa ragione che il presidente del Consiglio Giuseppe Di Pancrazio invita al buonsenso. Difende la manovra di bilancio infine Maurizio Di Nicola del Centro Democratico e spiega che se non sono stati consegnati i dati di dettaglio della manovra è perché questo prevede la norma nazionale. L'opposizione se ne faccia una ragione. Un bilancio nuovo che ha originato sicuramente una contrapposizione forte delle minoranze perché è nuovo nel senso tecnico del termine, è un bilancio che è costruito per missioni e programmi, non più per capitoli, è ciò che il legislatore ci ha chiesto dal 2011, cioè costruire un bilancio che non finisse in una dispersione di mille rivoli di risorse. Funzionali più alle clientele di ciascuno dei consiglieri o dei potentati di interesse, ma che fosse invece lo strumento vero di programmazione. E quindi è un bilancio che, dal punto di vista dei consiglieri di minoranza, eh, pecca di trasparenza, ma in realtà è semplicemente il bilancio che verrà adottato da tutte le regioni per far sì che tutti i dati possano essere comparabili sono venuto stamani per partecipare ad ogni forma di dibattito, ma non all'impedimento fisico. La prossima volta cosa ci dobbiamo attendere? Il fuoco? Così il presidente della giunta regionale eh, Luciano D'Alfonso eh, rispondendo eh, pur senza citare il Movimento 5 Stelle alle accuse dei grillini di aver spintonato il consigliere Sara Marcozzi nel corso della protesta eh, che ha portato la forza di opposizione a occupare gli scranzi della giunta al Consiglio regionale, immagini che abbiamo eh, visto nel precedente eh, servizio. Dalfonso ha pronunciato questo passaggio intervenendo nella seduta del Consiglio regionale chiamata ad esaminare il documento di programmazione economico-finanziario, il bilancio di previsione e la legge di eh, stabilità. E restando sempre in tema di seduta del Consiglio regionale, stamani fuori l'emiciclo, protesta degli ambientalisti per chiedere maggiori fondi per le riserve naturali e i comitati che si oppongono alla realizzazione del metanodotto SNAM. Dentro il palazzo, maggioranza opposizione affilano le armi, pronta alla battaglia per l'approvazione della manovra finanziaria. Fuori il palazzo fanno altrettanto i cittadini arrivati in buona parte dalla Valle Peligna per protestare contro la realizzazione del metanodotto SNAM e della centrale di compressione, anche nella sua versione ECO, ovvero elettrica e non a gas, da realizzare a Sulmona. Siamo qui ancora una volta per ribadire la nostra contrarietà, già espressa anche con un deliberato del Consiglio Comunale ed espressa dai cittadini, ad una opera impattante che sarà il metanodotto che passa in zona altamente sismica e lungo la faglia, e la centrale di compressione. Anche la cosiddetta centrale di compressione elettrica non ci sta bene, non vogliamo nessuna centrale, non vogliamo nessun metanodotto. Proteste anche da parte di varie sigle ambientaliste che chiedono certezze sui fondi regionali da destinare alle Osi protette e in generale alle politiche ambientali di cui assicurano non vi è traccia nel bilancio regionale. Le riserve naturali si rischiano l'ennesimo taglio nei finanziamenti, un, dan, un taglio tra l'altro eh, autodanneggiante perché ogni euro investito nelle riserve ne comporta 4 di, di movimento economico positivo. Eh, questo taglio tra l'altro non è neanche annunciato, cioè annunciato ma non è neanche quantificato perché non si sa quanta somma c'è in bilancio per le riserve. Una situazione veramente sconcertante e allucinante, non possiamo fare altro che protestare. E poi c'è anche il masterplan che non vi convince? Il masterplan non ci convince in modo più assoluto, abbiamo fatto diversi documenti, ci sono delle scelte, per, soprattutto per quanto riguarda le montagne, che sono contro, anche queste controproducenti. Occorre che la Regione Abruzzo, che ha scelto per sé la via della Regione Verde d'Europa, sia conseguente nelle proprie scelte e non faccia danno a se stessa. Vada avanti secondo questa strategia, che è una strategia vincente, che può portare grandi benefici all'economia, ma non può essere disattesa ogni iniziativa economica e ogni fondo che arriva. Bisogna essere conseguenti e andare avanti decisamente sulla strada giusta. Via libera al pagamento di tutto il salario delle annualità 2014 per i dipendenti del COTIR, il centro di ricerca regionale, i cui addetti sono senza stipendio da due anni. Lo ha annunciato l'assessore regionale Dino Pepe, che ha incontrato insieme con il presidente della commissione agricoltura Berardinetti e il commissario del centro Cleofe, i rappresentanti sindacali per fare il punto della situazione in merito agli emolumenti e al futuro del centro di ricerca. Nell'incontro, Uh, si è uh, parlato anche del progetto di uh, riordino um, dei, degli stessi centri di uh, ricerca, l'occasione è stata utile per acquisire uh, le prime necessarie considerazioni e riflessioni uh, per arrivare uh, entro breve alla presentazione uh, di un progetto il più possibile condiviso e partecipato con il contributo dei lavoratori, dei sindacati e delle organizzazioni professionali agricole. Un pool di avvocati del Codacons si è messo a disposizione dei risparmiatori che hanno investito nelle obbligazioni delle quattro banche salvate dal governo, tra cui Carichieti, per cercare attraverso le vie legali di riottenere i soldi andati in fumo. Ascoltiamo Vittorio Ruggeri, legale del punto di ascolto Codacons di Chieti. Codacons in campo per conto di una cinquantina di risparmiatori almeno fino a questo momento, cosa state facendo per cercare di dare risposte concrete come Codacons a questi risparmiatori? Di fronte alla richiesta di aiuto che abbiamo ricevuto da parte appunto di circa una cinquantina di risparmiatori ci è parso assolutamente doveroso provare a mettere in piedi un pool di, di legali che in qualche modo possa offrire risposte soddisfacenti rispetto a un problema che, che è sicuramente un problema molto molto serio. Per questo abbiamo appunto contattato l'avvocato Luciano Fanti che è esperto di diritto bancario perché appunto vogliamo provare ad offrire delle risposte. Noi abbiamo un problema sostanzialmente che, che abbiamo una, una legge sulla class action che è assolutamente inidonea a tutelare i diritti dei risparmiatori che subiscono vicende, tra virgolette, anomale perché è chiaro che abbiamo assolutamente bisogno dell'introduzione anche nel nostro sistema del danno punitivo. E dal punto di vista civilistico noi riteniamo che Tre sono le strade che in qualche modo possono essere eseguite. E si tratta appunto di, di azioni in qualche modo mirate. La prima ovviamente previa attenta valutazione di tutta la documentazione del, eh, del risparmiatore a valutare se ci sono ipotesi di responsabilità precontrattuali o contrattuali in termini di mancanze di informazioni eh, o investimento non adeguato rispetto al profilo del risparmiatore. E la sua, alla sua propensione al, al, al risparmio e, e via dicendo. La seconda ipotesi è un'ipotesi di azione di esarcimento danni nei confronti della Banca d'Italia per omesso controllo perché che se ne dica è la principale responsabile di quello che è accaduto. E la terza ipotesi di lavoro è un'ipotesi per così dire incidentale rispetto alle due precedenti che dovrebbe portare a una declaratoria di incostituzionalità della norma che fa retroagire eh, gli effetti della cosiddetta procedura bail-in che entrerà in vigore dal 1 gennaio del 2016. Avvocato, eh, per chiudere, difficilmente però i risparmiatori riusciranno a riavere indietro tutti i soldi investiti. Da questo punto di vista noi invece siamo assolutamente ottimisti. L'esperienza che abbiamo ci dimostra che nella stragrande maggioranza dei casi l'operato delle banche non è stato mai, mai perfettamente corretto, quindi noi riteniamo che ci si può tranquillamente, ci si può tranquillamente lavorare. È stato rinchiuso in una comunità per minori il quindicenne di Vasto accusato di eh, maltrattamenti in eh, famiglia ed estorsione. Eh, le indagini svolte dagli agenti del locale commissariato hanno accertato che negli ultimi due mesi il eh, giovane, approfittando della condizione di disagio fisico del padre dovuta ad un infortunio, eh, con minacce e insulti si è fatto consegnare 500 euro. Il quindicenne in maniera regolare ha sottoposto il padre a continui soprusi eh, fisici e minacce e contro la volontà del genitore ha ospitato alcuni amici dediti all'uso di alcol e sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Merce avariata, stipata, senza rispettare le norme igieniche, prodotti cosmetici senza certificazione. Sono solo alcuni dei prodotti posti sotto sequestro da un'operazione congiunta tra Polizia Municipale di Pescara, ASL, Servizio Veterinario e Igiene Alimenti. Vediamo il servizio. Prodotti mal conservati, alimenti scaduti, merce senza descrizione di composizione. La Polizia Municipale di Pescara fa un resoconto dell'operazione portata a termine nelle vie centrali della città nel periodo natalizio. Controlli compiuti unitamente all'ASL, al Servizio Igiene e Alimenti e all'Amministrazione Comunale. Si è proceduto al sequestro di 33 kg di dentice, cioè ha variato quindi da viviare alla distruzione, nonché si sono posti in essere dei verbali sia per prodotti alimentari in vendita non riportanti indicazioni in italiano, sia per quanto riguarda cosmetici che mancavano delle stesse indicazioni e quindi non chiaramente comprensibili nella loro tracciabilità, sia poi per prodotti posti in vendita senza la prescritta. Etichettatura, il tutto in un'attività congiuntamente svolta congiuntamente con l'ASL, che fa sì che la Polizia Municipale venga conosciuta e ricordata non solo per le odiate multe, ma anche per quelle che sono attività quotidiane poste a tutela del consumatore. Nel corso degli accertamenti compiuti, 60 in tutto, sono state 23 le attività ritenute non legali. Si parla di commercio ambulante abusivo. Oggi, diciamo, anche nell'ambito della eh, deregolamentazione che c'è stata a livello nazionale, non c'è più la possibilità eh, o l'obbligo di vendere soltanto una tipologia di prodotti. Questo certamente eh, non favorisce eh, un'attività di controllo. Tante attività e tanti negozi aprono oggi con una mera eh, segnalazione certificata di inizio attività, e quindi è quando vai sul posto, sul controllo, che trovi situazioni come queste, sicuramente non di tutela del controllo consumatore. Con una chiamata ad un'anziana di Chieti uno sconosciuto si finge collaboratore di un avvocato e le comunica che il figlio è in difficoltà, è in stato di fermo dopo un incidente stradale. Per risolvere la vicenda occorrono 2500 euro. Eh, poco dopo è proprio questa la somma che la donna consegna al truffatore che si presenta alla sua porta, eh, presi i soldi, lo sconosciuto ha poi fatto perdere le sue tracce. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della compagnia. Di Chieti che hanno diffuso una nota. Nonostante gli sforzi messi in campo da carabinieri, polizia di Stato e altre forze di polizia, tali episodi purtroppo continuano ad accadere, le vittime continuano a cadere nell'inganno, talvolta subdolo ma di facile verifica anche con una semplice telefonata. Di qui l'invito rivolto alle persone anziane a non accettare tali forme di approccio e in caso di dubbio a telefonare ai numeri 112, 113 e 118. Restiamo a Chieti. L'amministrazione comunale presenta i risultati dell'attività svolta in merito alla diffusione della differenziata nella città. Ad oggi la copertura raggiunge il 65% del territorio. Differenziata Chieti. A conclusione 2015 si tirano le somme del lavoro fatto e soprattutto dei risultati raggiunti. La cifra è del 65% e tra i riconoscimenti giunti all'amministrazione c'è anche la certificazione EMAS. Intanto siamo tra i primi dieci capoluoghi di provincia in Italia ad aver raggiunto una percentuale del 65%. E non per ultimo, quest'anno è stata rinnovata al Comune di Chieti la certificazione ambientale EMAS, che ricordo essere il top delle certificazioni ambientali, per i prossimi tre anni. Con l'anno che verrà, nel 2016, ci sarà la nuova gara di appalto. Tutte le migliorie, grazie ai cinque anni di esperienza fatta dall'amministrazione con i propri i cittadini eh, verranno messe all'interno del nuovo capitolato per migliorare appunto il servizio e raggiungere una percentuale che ci consentirà di scalare ancora maggiormente la classifica, la gradatoria di Lega Ambiente cercando di raggiungere una percentuale che va tra il 65 e il 70%. Da un lato l'ambizione di ottenere sempre più diffusione sul territorio in modo da renderla ancora più capillare, dall'altra l'obiettivo di non gravare sulle tasche dei cittadini. Grazie alla raccolta differenziata eh, la parte eh, del secco residuo che va conferito e smaltito in discarica è eh, nettamente minore di quando è partita la raccolta differenziata del 2010 e siccome lo smaltimento è a carico del comune stesso e quindi dei cittadini eh, della, della stessa città di Chieti eh, va assolutamente eh, va a scendere e ci sarà un risparmio man mano che cresce la percentuale della raccolta differenziata stessa. Anche a Spoltore, Avezzano e San Giovanni Teatino niente botti di capodanno dopo le relative ordinanze firmate dai tre sindaci, rispettivamente Luciano Di Lorito, Giovanni Di Pangrazio e Luciano Marinucci, i tre comuni si aggiungono alla lista dei tanti centri abruzzesi che hanno proibito l'utilizzo di petardi e fuochi pirotecnici, tra cui Pescara, Chieti, Montesilvano, Francavilla al Mare e Sulmona. I provvedimenti saranno in, in vigore fino al prossimo 7 di gennaio. Eh, per i trasgressori sono previste multe anche eh, salate. I eh, divieti di utilizzare i botti sono stati disposti sia per la sicurezza delle persone sia per quella degli animali in relazione all'inquinamento acustico. Ci si avvia ad una schiarita sulla vicenda dei lavoratori interinali di Attiva, raggiunto un accordo fra lavoratori e amministrazione comunale per un percorso comune da seguire. Sindaco Alessandrini, da pochi minuti è terminata la riunione tra i lavoratori interinali di attiva e l'amministrazione comunale, si è intrapreso un percorso condiviso da portare avanti, c'è insomma una schiarita su questa vertenza? Abbiamo concluso il tavolo di lavoro con un comunicato congiunto che mostra appunto che si vuole fare un percorso insieme. Il primo passaggio di questo percorso è una riunione che dovremo tenere a breve per verificare numeri e procedimenti in ordine la possibilità ventilata dal, diciamo, dai, dai lavoratori a proposito di procedere ad una conciliazione del contenzioso in atto verificandone la sostenibilità diciamo così, giuridica. Poi c'è anche il tema naturalmente del futuro di Attiva, il futuro a breve prevede la necessità comunque di coprire dei posti che non sono stati assegnati nel concorso perché l'esigenza di pulizia della città permane, poi c'è il futuro di Attiva perché verso una pubblica amministrazione nuova, verso la costituzione dell'Ager che è un'autorità gestoria dei rifiuti di ambito regionale, ecco che è attiva, potrebbe avere un ruolo più ampio, quindi si cerca di guardare anche al di là dello stretto orizzonte quotidiano. C'è anche una notizia che riguarda il lavoratore che aveva fatto ricorso in tribunale. Il ricorrente viene assunto, naturalmente poi ci sarà un prosieguo dell'azione, cioè ci sarà un grado ulteriore di giudizio e poi bisognerà vedere come va a finire l'appello. Bilancio di fine anno per il sindaco di Francavilla al mare Antonio Luciani che ha parlato delle opere portate a termine e di quelle che si concluderanno nel 2016. Sindaco Luciani, tempo di bilanci per la sua amministrazione nella conferenza stampa di oggi eh, parlerà di quello che è stato fatto a Francavilla negli ultimi quattro anni ma anche di quello che eh, si cercherà di fare nel 2016. Sì, oggi diciamo che diamo una visione di ciò che è stato fatto nel 2015 e ciò che ci apprestiamo a fare per il 2016, perché in verità da questa da questi, da quest analisi esce fuori quello che è il disegno della città del futuro, che noi abbiamo già ben viva nella nostra mente, ma che dobbiamo far. Capire ai nostri cittadini. Per dirne una, abbiamo risolto un problema che avevamo da, da 10-15 anni, se non di più, a Francavilla al Mare che era quello di non avere una caserma dei carabinieri degna di questo nome. bene i lavori sono terminati, i primi mesi del 2016 verrà inaugurata una nuova struttura, ma non solo questo. Abbiamo inaugurato nel 2015 un nuovo asilo comunale che è moderno ed efficiente. Eh, abbiamo iniziato i lavori per la pista ciclopedonale nella zona nord. Eh, quindi, tanta opera di riqualificazione della, della città da tutti i parchi e i giardini alla zona sportiva che stiamo trasformando veramente in un gioiello che sarà una, un polo d'attrazione per l'intero Abruzzo noi siamo diciamo, solo all'inizio del percorso abbiamo posto le basi per far uscire questa città totalmente dal degrado, sono ancora molte le zone nelle quali bisogna intervenire bisogna riqualificare il centro e in particolare la Sirena e il Palazzo Sirena bisogna riqualificare tutta una serie di, 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 di viaggi una viabilità che c'è in molte zone, anche periferiche, dove oggi esistono ancora sacche di degrado, però ci siamo apprestati a farlo avendo risanato il bilancio, potendo oggi programmare, non più vivere sull'emergenza quotidiana, oggi abbiamo in mente ciò che va fatto e quindi ora stiamo disegnando veramente la città del futuro, una bellissima città che ha un futuro roseo e con un percorso assolutamente in discesa. Tiene banco in questi giorni a Giulianova la eh, polemica sull'imposta di soggiorno, un argomento sul quale oggi eh, è voluto tornare il eh, sindaco Francesco Mastromauro, dicendo che sull'argomento sono state eh, affermate tante inesattezze. Dell'imposta di soggiorno, ha dichiarato il primo cittadino, si iniziò a parlare nell'autunno del 2011, quando in tanti ne chiedevano l'applicazione, ma oggi su questo argomento sono state dette e scritte tante inesattezze. Così le chiarisce il primo cittadino. Ho sentito tante parole che chiamerei in libertà. Io richiamo tutti ad essere oggettivi e a dire le cose come stanno. Io Ho sentito tanti fare comunicati e parlare di tassa di soggiorno. Per vero la tassa è una imposizione che grava sui cittadini e in questo caso non è così. Il legislatore nazionale ha introdotto una imposta di scopo che per, proprio per sua natura non è un qualcosa che grava sui cittadini ma che grava sulla, sui turisti. Eh, nel 2011 venne introdotto io... Eh, sono stato come dire, investito dagli altri sei sindaci della Costa Teramana da fare un po' da coordinatore. Noi eh, facemmo una riflessione più alta, con il contributo mio, lo ricorderanno tutti, dicendo i tempi non sono ancora maturi. All'inizio del 2015 questo tema è stato rilanciato nella mia città. Da chi? Dalla maggioranza che. Eh, non lo ha fatto perché deve coprire buchi di bilancio? Assolutamente, anche perché chi dice questo non conosce bene la natura di questa imposta. Peraltro è stata portata avanti proprio da quel gruppo che in questi giorni attraverso il suo capogruppo Luigi Ragni ha detto che non è eh, d'accordo sull'imposta di soggiorno. Questa è stata un'affermazione alquanto singolare e paradossale. Quindi per Mastro Mauro nulla è stato ancora deciso dal momento che il bilancio 2016 deve essere ancora approvato e che saranno necessari altri incontri affinché tutti i pro e i contro legati alla imposta possano essere analizzati con la dovuta attenzione. Per questa ragione il sindaco ha riconvocato una riunione con gli altri sindaci della Costa per condividere una scelta che può essere positiva o negativa, portando la riflessione nella, nella città. In un'assemblea pubblica che ci sarà a gennaio e nelle consulte che io ho voluto in questa città di settore come quella del turismo. Conferenza stampa di fine anno, questa mattina a Roseto degli Abruzzi, bilancio positivo per il sindaco Ennio Pavone che evidenzia i risultati più importanti raggiunti nel 2015. Un anno molto importante per noi, diciamo siamo a quattro mesi dalle elezioni, quindi è una conferenza stampa di fine anno, ma è anche una conferenza stampa che può racchiudere anche il, diciamo, tutto il nostro mandato che è arrivato a conclusione. Fra qualche mese ci sarà lo scioglimento del Consiglio Comunale, quindi abbiamo voluto ricordare soprattutto quello che è avvenuto nel 2015, e alcune opere importanti, alcuni interventi che hanno cambiato l'aspetto della nostra città, in particolare penso alla raccolta raccolta uh, differenziata porta a porta. Ecco, finalmente dopo anni e anni di discussioni, di chiacchiere, la città non ha più i cassonetti. Siamo passati dal 6% di raccolta differenziata quando siamo arrivati in questa città a governarla ed era una delle più basse percentuali d'Italia. Adesso siamo al 45% e contiamo di arrivare al 65% prima della fine del nostro mandato. Penso poi a, ad altri interventi che cambieranno eh, l'aspetto e il volto di Roseto, penso alla pista ciclabile, per esempio, che stiamo per appaltare. All'inizio dell'anno appalteremo i lavori eh, su 9 km di, eh, di pista ciclabile che collegherà Roseto con eh, Cerne di Pineto e anche il ponte sul Vomano che verrà appaltato dalla provincia. Penso ad alcuni interventi anche di carattere simbolico molto forte. Antenna di Montepagano. Tante volte si era anni di discussione, noi l'avamo scritto. Che l'avremmo tolta, l'antenna a Montepagano non c'è più. Penso anche ad alcuni interventi di decoro sul decoro urbano, al parco Nino Bixio, un lavoro atteso da anni che i cartelli erano già lì prima che arrivassimo noi e che non era stato mai fatto e che oggi è stato completato. Penso a delle campagne di sensibilizzazione che sono, è stato fatto contro chi inquina e sporca questa città, alle politiche del lavoro, alla grande disponibilità che questa amministrazione ha dato nei confronti degli imprenditori, osteggiata dall'opposizione in maniera violenta. Noi invece siamo convinti che chi ha capacità, uh, idee e mezzi finanziari a disposizione siano imprenditori seri, vadano sostenuti e noi l'abbiamo fatto. Una notte di Capodanno all'insegna della Teramanità. La serata di fine anno a Teramo in piazza Martiri della Libertà vedrà la partecipazione di tanti artisti e teramani, tra cui Filippo Graziani. Sindaco, per il Capodanno Teramano cosa andrà in scena quest'anno? Ma quest'anno diciamo, per tutta una serie di motivazioni, non ultimo per perché l'obiettivo è anche quello di fare un Capodanno dei Teramani, per i Teramani, con i Teramani e quindi andrà in scena, andranno in scena tutti i gruppi e eh, cantanti e personaggi della cultura e della musica teramana. Ehm... Sta dando una mano all'amministrazione comunale Nicoletta Dale, che insomma, come dire, rappresenta un po' la storia per quello che è stato il nonno, il papà, anche della musica teramana. Ospite d'onore Filippo Graziani e tutta una serie di, di gruppi, di personaggi, eh, anche piccoli. Perché ci sarà una bimba eh, che direttamente da Ti Lascio una canzone eh, presenterà, eh, canterà sul palco, ci saranno DJ, ci saranno i Fazzi Dice, ci sarà un duo a pianoforte uno contro Altro. Insomma, voglio dire, un programma ben attrezzato. Ci sarà il Capodannino a partire dalle ore 16 fino alle 18.30. Storico Capodannino, e insomma, e, e alle 18.30, come dire, brinderemo insieme ai ragazzi. E poi la novità è che il primo, alle ore 17, ci sarà un musical. Un musical messo in scena da due Teramane. Eh, Nancy e Natasha, eh, con tutti gli artisti teramani, quindi voglio dire ci sarà anche una coda per quanto riguarda il primo, quindi direi un capodanno eh, nuovo, se vogliamo, con, una, come dire, con un obiettivo che era stato già detto, eh, insomma, ripeto di avere come, come punto di forza la teramanità. Eh, è l'anno, se vogliamo, anche di Filippo Graziani, insomma, dopo il Pigro, dopo questo compleanno che abbiamo festeggiato, sarà nuovamente a Teramo con la gioia di tutti e devo dire anche di Filippo ma anche mia. I parcheggi saranno aperti tutti fino a notte fonda e insomma c'è anche qualche altra sorpresa che poi sveleremo nel corso del Capodanno. Io voglio ringraziare tutti, anche eh, Guido Campana che ci sta dando un aiuto per quello che può essere. La pagina dello sport, il campionato di Serie B si è fermato, si tornerà a giocare eh, dal prossimo... 16 di gennaio in realtà dal 15 perché ci sarà una partita di anticipo e in effetti proprio oggi c'è stata la comunicazione degli anticipi e posticipi fino alla settima giornata di ritorno intanto il campionato riprenderà venerdì 15 con la gara tra spezia e bari alle ore 20 e 30 non ci sono variazioni di Giorno per la Virtus Lanciano, che dunque giocherà sempre regolarmente di, eh, di sabato fino a fine febbraio. Mentre per quanto riguarda il Pescara, la seconda giornata di ritorno, il match del Curi di Perugia contro il Perugia si giocherà domenica 24 gennaio alle 17.30. Mentre per la quinta giornata di ritorno all'Adriatico Cornacchia, eh, Pescara-Vicenza, si giocherà in anticipo, dunque eh, venerdì 12 febbraio alle ore 20.30. 30. un Pescara che ha chiuso benissimo il 2015 con eh, delle vittorie di misura l'ultima eh, quella di eh, Latina in porta c'era Aresti che sia contro il Modena sia a Latina ehm, ha chiuso la partita imbattuto ha giocato al posto dell'indisponibile Fiorillo e quindi parla di questo suo momento personale ma anche di questi 37 punti eh, centrati dal Pescara nella prima parte della stagione siamo stati bravi, anche un po' fortunati, ma eh, la fortuna aiuta le grandi squadre, noi ci stanno una mano. Siamo, siamo, giriamo a 37 un risultato incredibile. Questa difesa eh, sicuramente nelle ultime settimane sta facendo meglio rispetto alla prima parte di stagione. Sì, sì, anche oggi strepitosi tutti e quattro ragazzi che avevo davanti, anche Fornasia quando è entrato è stato è entrato col piglio giusto, è stato molto positivo. Io penso che Ora ci siamo messi un po' a posto e siamo una gran difesa, non vedo tanto bisogno di intervenire dietro. Comunque eh, siamo veramente contenti perché non prendere gol per due partite importanti ci dà certezze e ci dà fiducia. Il mister è sempre stato diretto, con Messo che mi vede bene, ha fiducia, io cerco di farmi trovare sempre pronto, so che ho a fianco a me il portiere più forte della B che secondo me è Fiorillo quindi poi so che quando sto bene anch'io posso dare il mio contributo a questa ad, squadra. Ad Aresti, chiedo scusa, sta un po' stretto il ruolo di secondo. Eh, ripeto, eh, Fiorillo è un grandissimo portiere, veramente, C ho tanta stima in lui e tutti e due possiamo dare il contributo. Secondo è una parola che non mi piace. Io quando vengo chiamato in casa devo farmi trovare pronto, lo stesso sono sicuro che farà Vincenzo come ha fatto. Sicuramente io lavoro tutte le settimane per... Eh, per scendere in campo poi la domenica, ma evidentemente se gioca a Fiorillo vuol dire che Fiorillo quando scende in campo ha dimostrato di essere più forte di Aresti. Chiudete il girone d'andata, ne parlavamo anche con Oddo, con i tuoi compagni, a 37 punti, niente male come bottino. Ah no, penso che ci avremmo messo la firma col sangue <ride> a inizio stagione, tanta roba. L'anno scorso abbiamo girato a 28 mi sembra, siamo andate oltre le più rose aspettative, ma ora riposiamoci e poi c'è da battagliare perché... Sappiamo qual è il nostro obiettivo e lo vogliamo raggiungere. A Lanciano, in queste ore, tengono banco le tante voci che riguardano più eventuali partenze eccellenti che arrivi per rinforzare una squadra che occupa il penultimo posto. Tra i giocatori dati in partenza, Guido Marilungo, che sarebbe vicino al Perugia, ma c'è anche l'Avellino su Puccino, e anche altri nomi, uno altisonante come il capitano Mammarella, che in Interessa l'Ascoli e ovviamente Antonio Piccolo che è un po' l'uomo mercato per la Virtus Lanciano, visto che il giocatore è in scadenza di contratto, una Virtus che al momento si consola con la vittoria tonificante sul Livorno, che riapre alcuni spiragli di salvezza, con la prestazione tra gli altri molto positiva del difensore rumeno Dejan Boldor, che ha trovato spazio nelle ultime partite e ha giocato per la prima volta da titolare proprio domenica scorsa. Eh, eh, sicuramente è stata una bella partita da parte di tutti quanti e quindi se io sono uscito tra gli applausi eh, vorrei ringraziare soprattutto il mister e i miei compagni che sicuramente mi hanno messo in condizione per poter fare una bella gara. Finalmente ho fatto lo sorto dal primo tempo, non accadeva da tanto tempo, praticamente quasi non ho mai giocato negli ultimi due anni, però a prescindere di questo mi sono sempre messo a lavorare nonostante... Le difficoltà che ho trovato sia qui sia a Pescara, però sono giovane e l'unica cosa che conta è di, di lavorare sempre, a prescindere se giochi o no. Soprattutto quando non giochiamo noi giovani dovremmo dare un po', un, po', un po' di più. Diciamo. Sicuramente non sono una maradona. ma eh, un difensore centrale secondo me, do... sei, però. <ride> sì, sì, diciamo di sì, sono alcune caratteristiche che un difensore secondo me deve avere e poi eh, stare sempre concentrati che è la cosa fondamentale nel calcio. Il mister ci ha fatto un discorso la cosa più bella è che siamo rimasti compatti a prescindere delle difficoltà che abbiamo trovato e quindi siamo tutti orgogliosi che la squadra sia dato sempre una mano nonostante tutte le difficoltà. Diciamo. Nel calcio ci sono dei momenti quando la squadra va bene, quando la squadra va un po' male, però secondo me siamo stati bravi fino a prima, prima, prima del gol, non penso che le abbiamo concessi tantissimi spazi per, per poter fare il gol. Diciamo. E ora parliamo di Lega Pro, intanto dell'Aquila c'è fermento in vista della riapertura del mercato prevista per l'inizio del nuovo anno. Tutti i dettagli nel servizio che segue. A cavallo di Capodanno si sta infiammando il mercato invernale dell'Aquila. La dirigenza rossoblù è a caccia di un centrale difensivo di personalità ed esperienza per puntellare il reparto. D'altronde, a conti fatti, la difesa ha rappresentato il punto debole della truppa di Perrone in questa prima fetta di stagione. Da settimane si è accarezzato il sogno Emanuele Pesoli in uscita dal Pescara, ma l'esperto difensore laziale vuole restare in B ed è stuzzicato dall'idea Lanciano. Nelle ultime ore poi sono spuntati anche i nomi di Ghinassi del Prato e di Patti dell'Ischia, ma entrambi non stuzzicano la tifoseria aquilana che invece accoglierebbe volentieri il ritorno dell'ex Andrea Zaffagnini, in uscita da Matera e con la voglia e l'affetto di tornare a vestire i colori rossoblu. La dirigenza però non sembra pienamente convinta. Tra l'altro su Zaffagnini spingono forte Casertana e Padova. Si attendono importanti sviluppi nei prossimi giorni. Eh, sul fronte Teramo eh, si pensa intanto alle eh, partenze, poi eh, ci si concentrerà eh, sul eh, rinforzo della squadra con nuovi eh, inserimenti tra i giocatori che stanno per lasciare eh, Teramo e il Teramo. Il eh, centrocampista ex Pistoiese Virtus Lanciano eh, Simone eh, Calvano che eh, potrebbe eh, proseguire eh, la sua ehm, esperienza in eh, cadetteria. Ehm. C'è l'Avellino sul eh, giocatore che appunto è ai titoli eh, di coda della sua esperienza eh, teramana. Ehm, eh, poi chiaramente da sistemare altre situazioni, eh, tra le quali eh, quella dell'attaccante eh, brasiliano eh, da Silva. Chiudiamo con un ultimo servizio e eh, parliamo di eh, rugby. Grazie ad una donazione effettuata eh, nel post terremoto verrà realizzata una nuova tenso struttura nel complesso sportivo Centi. A beneficiare dell'intervento la società della polisportiva L'Aquila Rugby. Non si ferma l'onda lunga della solidarietà nei confronti dello sport aquilano. Nell'immediato post terremoto, nella città di Rovigo e altri comuni del Polesine furono raccolti 50.000 euro destinati alla società Old Rugby L'Aquila per la costruzione di un campo da rugby a roio. Un progetto forse troppo ambizioso che con i fondi a disposizione forse si sarebbe potuto solo iniziare e che difficilmente sarebbe stato completato. Per questo la donazione è stata passata, proprio come nella pallovale, a chi può andare a meta. La Hall dell'Aquila Rugby ha ceduto i 50.000 euro alla polisportiva L'Aquila Rugby che li utilizzerà per costruire una tenso struttura nel complesso sportivo di Centicolella, a disposizione di giovani regbisti e sportivi che quotidianamente frequentano gli impianti. Una bella storia di solidarietà per incentivare lo sport in una città che ha sempre più bisogno di spazi di aggregazione per i giovani. E per la realizzazione, di, cioè per la messa in atto del nostro progetto che è quello di completare le attrezzature del complesso di Cendicolella con una palestra per, destinata ai giovani reggibisti e, e non solo naturalmente. A chi la, vuole, la vorrà venire ad utilizzare, eh, questa decisione è scaturita dal fatto che la nostra amministrazione comunale, dopo sei anni, non aveva sciolto la, la nostra richiesta di un cambio di destinazione d'uso di quei terreni che avevamo opzionato sul roio. Per cui, dopo sei anni, anche gli amici di Rovigo chiedevano la sistemazione di questa, di questa loro donazione. E abbiamo scelto insieme a loro dire, donarla a chi da tempo, dalla storia del rugby di questa città, si occupa di giovani e quindi donarla alla Polisportiva perché continuasse in quell'opera di formazione dei giovani aquilani. Bene, era questo l'ultimo servizio di questa terza edizione del TG6, TG che torna domani con la prima edizione, quella canonica delle ore 14. Grazie per l'attenzione, buonanotte. Sì.